Mi è arrivata questa nuova t-shirt disegnata appositamente in serie limitata dal Ciarro. Qua nel colletto c'è scritto: io sono il nono di 86, dove si rappresenta un paninaro gigante in San Babila con tanto di Moncler e Nike Wimbledon ai piedi. Questa è stata fatta per Club 80. Conosci Club 80? Magari ne hai sentito parlare nei miei social, in quanto avevo già dedicato un paio di post in merito, suscitando i soliti commenti spavaldi da parte di un paio di gattini da tastiera, ma anche costruttivi, visto che gli iscritti si sono in parte concretizzati e il numero è cresciuto. Club 80 è un nuovissimo progetto dedicato al mondo paninaro, che pone un'esclusività a chi ne farà parte, in quanto al momento è a numero chiuso. Il tetto massimo raggiungibile è di 86 utenti, alcuni dei quali, come sottoscritto, ne fa già parte da qualche tempo. A questo Club 80 fanno parte alcuni gestori delle pagine e dei gruppi di Facebook più noti, e non solo, anche i più importanti amministratori dei social come Instagram dedicati ai paninari, ma a questi potranno aggiungersene altri singolarmente, sino a colmare appunto l'organico degli 86 previsti membri in questo momento, che faranno poi parte del progetto Club 80. Cosa si fa all'interno di questo Club 80? Per prima cosa vi è appunto questa t-shirt esclusiva prodotta da Il Ciarro in edizione limitata. Infatti saranno 86 le magliette numerate e certificate. Inoltre si entrerà a far parte di un gruppo Telegram dove periodicamente vi saranno dei podcast, ovvero dei racconti audio esclusivi delle interviste fatte a paninari di prima generazione che hanno vissuto gli esordi del paninaresimo. In pratica si parte dalle origini, ovvero dai frequentatori del bar Al Panino di Piazza Liberty, sino ad arrivare appunto a confessioni molto dure e, se vogliamo, sotto alcuni aspetti anche divertenti, per poi arrivare a San Babila, quella che divenne la mecca dei paninari di seconda generazione, quelli meno impegnati sicuramente sul versante ideologico, ovvero il fast food per antonomasia, il Burghi, rimasto tale sino al 1995, passato poi sotto insomma McDonald's, e come molti sapranno è stato oscurato, quindi chiuso, lo scorso 6 dicembre dopo decenni di attività. Detto questo, il progetto non finisce qui. I vantaggi saranno molteplici e sorprendenti. Se sei un vero paninaro, non perditi questa occasione e segui l'evoluzione del progetto. Troverai link sotto al video qualora fossi intenzionato a farne parte. Un cordiale e sereno saluto da Bircide il Paninaro.